Alessio, ti ringrazio di essere qua perché viaggiare martedì come hai fatto a Cosenza e quindi onore a te. Oggi è una vittoria fantastica, importante per Perugia e la squadra, tutti quanti, lo vuole dedicare alla famiglia del capitano di Pierluigi. E abbiamo capito l'importanza che è stato per Perugia il Frosio. E quindi dedichiamo alla loro famiglia la vittoria, a tutti gli sportivi di Perugia in questo giorno così importante. Una vittoria importante e significativa in uno stadio storico per me. E quindi questa è la cosa più importante oggi. Questa, mi interessa questa cosa qui. Questa. Il resto è una partita e nella partita ci stanno mille situazioni, mille letture. Venire qua e vincere dove ne ultimamente hanno fatto fatica tutte le altre squadre importanti è significativo. Lo sapevamo perché loro sono una squadra che gioca come noi su certe situazioni, molto fisica. Sapevamo di andare incontro alle difficoltà, ma come la squadra ha dimostrato maturità domenica, anche oggi ha saputo rimanere nella partita, non uscire mai dalla partita, ha saputo leggerla e ha saputo colpire nel momento giusto e poi in secondo tempo anche gestirla la partita. Però qua al Mokhagata non puoi mai stare sereno perché ogni palla, anche alla fine, 3-4 punizioni possono essere fastidiose. Però la squadra ha dimostrato grande maturità. Voleva vincere in una giornata così importante e ha portato a casa una vittoria molto bella. Non è pensabile, è impensabile con queste situazioni non poter alternare i giocatori. Ne ho parlato anche prima con Moreno. È impensabile. Energie fisiche, nervose, viaggi. È impensabile. Oggi da sabato non avevano recuperato quattro giocatori. E quindi quando ho detto martedì punto turnover proprio per questo, non è turnover questo, quello che facciamo noi allenatori in questo momento non è turnover, questa parola che poi a me non mi piace neanche perché non ci rappresenta noi italiani. Basta con questa parola qui. Basta. Fatela fare a chi è in alto questa parola qui. Noi non la usiamo questa parola qui. Ma non mi interessa neanche questo. Guardiamo avanti per l'obiettivo. Cioè, non mi interessa questo discorso, cioè, è logico che abbiamo una classifica importante e anche molto positiva al momento. E non è la mia ipocrisia parlare di salvezza, non è questo, ormai è un traguardo che a 13 partite alla fine è alla portata. Quindi chiaramente su questo punto non ci piove. Il percorso è positivo. Sicuramente vogliamo migliorare, quindi ogni giorno fare il massimo, Francesco. Sì. Ormai guardiamo avanti, guardiamo a quello che vogliamo fare. Penso che abbiamo detto tutto dedicando la vittoria a Perugia, al capitano e ai tifosi che sono venuti qua. Si godano il viaggio di ritorno. Non so se passeranno dalla 1, se andranno giù da Genova, poi in Toscana. Non so, mi piacerebbe chiederglielo. Quindi i tifosi possono essere contenti di quello che sta facendo la squadra per il Perugia, per la maglia, per il grande rispetto. E stanno cercando di dare il massimo ai calciatori per questo. E ripeto, vincere qua oggi, in questo stadio, che io grandissimo rispetto, considero piacevole. Nel giorno della morte, cioè della commemorazione, è molto importante, è significativo venire a vincere qua. E quindi quest'oggi la vittoria è per questo. Quello fa parte di un percorso che ci vede regalare certe situazioni già da diverse partite. Ci sono state partite che abbiamo regalato, anche nel girone d'andata, alcuni pareggi, che noi potevamo chiudere partite
e invece poi è venuto fuori, quello fa parte di un percorso delle conoscenze che questa squadra può migliorare.